Ciao e benvenuti a tutti a questo nuovo video. Oggi vi volevo parlare del movimento della cultura libera. La cultura libera che può veramente cambiare, diciamo, il modo di concepire, no, il mondo. Immaginatevi di utilizzare i principi della cultura libera nel contesto in cui vivete. Io oggi voglio partire da Wikipedia. Il movimento per la cultura libera è in inglese si chiama Free Cultura. È un movimento sociale che promuove la libertà di distribuire e modificare le opere frutto della creatività sotto forma di contenuti liberi. Allora, sono voluta partire dal primo sito che vi voglio proporre, penso che comunque tutti lo conoscete, Wikipedia. Chi non lo conosce? Wikipedia non è altro che un'enciclopedia disponibile a tutti, accessibile a tutti, tutti possono fare le modifiche, diffondere il loro sapere, collaborare con altre persone anche se non si conoscono. E al contempo stesso la risorsa può essere condivisa da altri. Quindi di conseguenza è come se la cultura, diciamo, diventasse di tutti, no? Quindi si abbattono i muri imposti dalle regole, no, sociali, che impongono magari anche molti limiti. Quindi il primo sito, simbolo, secondo me, che racchiude proprio la libertà in eccellenza della cultura è Wikipedia e partiamo dal primo. Quindi ve ne propongo altri quattro, quindi sono cinque. Il primo, Wikipedia. Passiamo al secondo. Il secondo è questo. Creativecommons.it è un movimento che permette di inserire all'interno delle opere le licenze Creative Commons. Sono licenze aperte a tutti. Se una persona inserisce una licenza Creative Commons, non perde il diritto sull'opera, ma dà la possibilità agli altri di usufruire dell'opera stessa senza dover chiedere il permesso e senza pagare una tassa. Ovvio che ogni licenza può essere scelta perché all'interno del portale ci sono diversi tipi di licenza. Questo è il secondo sito, ma oltre a questo sito, che in poche parole è attinente al prossimo che vi voglio proporre, scusate, ci sono stati degli inconvenienti. Abbiamo questo che è attinente, quindi di conseguenza fa parte sempre del secondo, è .org, che è lo stesso movimento con le stesse licenze, ma è .org. Di conseguenza potete inserire anche qui le licenze aperte. Qui. Non voglio dilungarmi, questi sono i secondi siti. Passiamo al terzo. New. Software libero. Permette così la diffusione del software libero e inoltre New è una licenza. L'obiettivo, in poche parole, è incoraggiare la cultura, non limitare la conoscenza e fare in modo che la cultura, sia più importante delle regole sociali imposte. Il software libero praticamente, diciamo, presenta, diciamo, un elenco, no? Per esempio, questa pagina presenta proprio degli elenchi con proprio le directory del software libero. E qui potete selezionare molti tipi di strumenti da poter utilizzare anche nella didattica. Infatti, se vedete, ci sono pure le collezioni anche per quanto riguarda l'educazione. Aspettate un minuto, l'educazione è forse un po' più sotto. Ecco, lo vediamo. Beh, comunque, eccola qui. Quindi ci sono anche software proprio legati all'educazione. Abbiamo il nostro New ed era il terzo. Passiamo al quarto. Il quarto è un movimento che è Free Culture, che già lo dice stesso, lui stesso, che è praticamente il sito ufficiale del movimento studentesco. Ma oltre a freeculture.org vi voglio proporre un altro che propone proprio un libro del movimento, cioè non del movimento, ma che comunque parla di free cultura ed è freecultura.ccc, cc.2c, non 3. Allora, questo sito propone proprio, diciamo, è stato creato praticamente dal
disattento dall'ideatore del Creative Commons che è Lessig, e al contempo stesso propone praticamente anche opere sotto licenza aperta. Uno di questi è proprio Free Culture ed è un libro che può essere scaricato. Per adesso diciamo che il sito forse probabilmente ha tanto traffico e quindi di conseguenza oppure la mia connessione è molto lenta, però ve lo consiglio veramente. Andate su freeculture.cc, non è questa la schermata perché questa è la schermata del .org. Non so perché non si sta caricando, sarà un problema mio. Quindi vediamo se si ricarica. Aspettate un minuto, si è ripreso. Ci riproviamo per la. Comunque, c'è diciamo, la schermata dovrebbe essere diversa, però voi andateci e c'è proprio praticamente tantissime opere e soprattutto è bello leggere, insomma, da chi ha avuto anche delle idee di apertura, perché in fondo la creatività, no, con l'imposizione di tutte quelle regole, di tutti quei muri, in poche parole, muore. Poi abbiamo l'ultimo sito che vi voglio proporre, che sono un pochettino indecisa, però questa è la prima, cioè nel senso questo di qui sarà la prima parte di Gutenberg, già ne avevo parlato precedentemente in un altro, diciamo, video, gutenberg.org, che insomma è una collezione di libri, e volevo dire che quella sarà una prima parte di una seconda, terza parte, perché parlerò di risorse comunque per il movimento, no? Della cultura libera anche in altri video. Gutenberg non permette praticamente, diciamo, alle persone di poter scaricare e usare libri, insomma, sotto licenza aperta. Infatti, anche la licenza Gutenberg. E ogni sito che io ho fatto vedere comunque presenta anche la possibilità di donazione, perché il movimento della cultura libera si basa proprio sulle donazioni. Cioè, ognuno crea l'opera non per ricevere qualche cosa, ma al contempo stesso la gestione dei portali di grande dimensione, diciamo, in qualche maniera fa in modo che le persone che la gestiscono hanno delle spese, e quindi per contenere le spese non sarebbe giusto, ma comunque chi può e chi vuole e chi ha bisogno di farlo può comunque donare, e sa che probabilmente i soldi verranno spesi per migliorare il servizio. Quindi questo penso che sia un punto, diciamo, a favore delle donazioni per quanto riguarda il movimento della cultura libera. Perché penso che la cultura libera sia una cosa molto buona, perché comunque immaginatevi adesso di dover dire no a dei bambini perché l'opera sotto copyright diciamo, non è accessibile e i bambini dovrebbero pagare una tassa e quindi dovrebbero chiedere permesso, pagare una tassa, non se lo possono meritare, cioè non se lo possono permettere, quindi di conseguenza non farebbero per esempio il progetto scolastico, ma dovrebbero optare per altre risorse. Invece, se la risorsa è aperta, questo consentirebbe ai bambini di usufruire della risorsa, di creare magari un derivato e di conseguenza di poter portare a fine il proprio progetto. Io penso che sia un ottimo punto d'inizio per fare in modo che la cultura libera abbia magari maggiore diffusione. Io lo spero ver veramente che si diffonda sempre di più. Fate voi le vostre scelte, spero vivamente che vi piaccia, iscrivetevi, se vi va condividete, buona giornata a tutti!